Ciao a tutti ragazzi, io sono Ricky per Noi Malati di Foot e siamo qui oggi con la player review di Marcelo Brozovic in versione IF. Lui passa da 75 come carta NIF base a 78 di upgrade a questa 80 di overall come versione in form. Devo dire che mi ha sorpreso come carta, seppure non sia spettacolare. 80 di overall, come detto, CC. Per me questo giocatore deve fare solamente il CC, perché le caratteristiche che ha non sono né da CDC e né da COC, a mio avviso. Vabbè, non ne parliamo di punta, falso 9 e via dicendo. Questo giocatore non è così male, soprattutto perché ha un 72 di velocità, che come caratteristica non è affatto male. Diciamo, come velocità massima ci siamo, cioè in campo aperto non è male, vedrete voi stessi dalle clip, però come accelerazione 76 mi aspettavo qualcosina di più, certo non molto di più, ma qualcosina di più. Come dribbling a me devo dire che è piaciuto, certo non ha le 4 stelle skill, ne ha solamente 2, però come dribbling puro non è male. Ha un 81 di agilità e si sente quando utilizzate il controllo palla, che è ottimo, 85. Riuscite a saltare più di qualcuno, magari con la finta di tiro riuscite a smarcarvi. Ha un buon bilanciamento 78 e una buona reazione di 77. Tutto sommato è un buon giocatore anche dal punto di vista dei passaggi, 84 di corti e 85 di lunghi. I lanci venivano fatti veramente bene e poi ha una discreta fase difensiva. Ha un 83 di aggressività che non è da buttare assolutamente via. Purtroppo tra i contro c'è la forza fisica, solo 66, e spesso veniva sovrastato da giocatori un po' più fisici, un po' più alti di lui, sebbene non sia bassissimo, 1,81 di altezza. Diciamo che è un giocatore particolare che però vi può far divertire. Devo fare una precisazione, le statistiche iniziali, cioè io non l'ho valutato solo su 3 partite, ci mancherebbe altro, però quella era una schermata che avevo salvata e ho messo quella. Le punizioni non sono malvagie, 2 punizioni ho tirato abbastanza pericolose, l'effetto non è male, certo ha poca finalizzazione 68, in aria tirate a giro e cercate di fare gol, ma la cosa che mi ha impressionato di più del suo 76 di tiro è la potenza tiro, che è molto alta di 86, cioè quasi valore vicino al 90, e i long shot, veramente mi ha fatto 2-3 gol da fuori divertentissimi e poi era quasi sempre pericoloso, certo poi la finalizzazione faceva sì che non segnava facilmente, però ci sta, anche nelle specialità ha il long shot, quindi un giocatore particolare da questo punto di vista. Ha 4 stelle piede debole e il sinistro sa usarlo sia per i passaggi e sia per i tiri, quindi un giocatore abbastanza divertente. Se lo mettete in squadra con un altro giocatore più fisico, tipo io l'ho utilizzato con Nainggolan che faceva su e giù nel team, nella squadra, e lui che inventava un pochettino di più, andava al tiro e mi sono abbastanza divertito. Certo non è un giocatore da prima divisione che vi fa la differenza o cose del genere, però per 20.000 crediti secondo me è un giocatore abbastanza divertente. Come voto finale io gli ho voluto dare un bel 7, un bel 7 pieno, perché comunque secondo me se lo merita. Poi ha subito un upgrade abbastanza elevato, cioè basti pensare che è passato da un 75 di NIF iniziale a un più 5 in questa versione IF, quindi molte cose sono state assolutamente migliorate. Come work rate ci siamo, alto in attacco, medio in difesa, quindi è un giocatore un pochettino più offensivo. Unica pecca è la stamina, io l'ho messa tra i contro perché non mi sembrava 85, perché dal 70esimo tendeva a stancarsi e questa cosa non mi è molto piaciuta, però vabbè, ci può stare per un giocatore alla fine da 20.000 crediti. Ripeto, se volete provarlo e divertirvi un pochettino in una Serie A abbastanza cheap, magari prendetelo, però non basatevi solamente su di lui secondo me, perché non è assolutamente il caso, perché comunque ci sono giocatori a prezzo più basso tipo un Nainggolan che vi fanno divertire un pochettino di più secondo me rispetto a lui. Niente ragazzi, la review finisce qui, spero vi sia piaciuta, raggiungiamo 100 mi piace per Epic Brozo, dai ci sta, fate finta che ve lo chiedo usando il suo gesto che fece un po' di tempo fa. E poi fatemi sapere voi stessi se volete una nuova review di un giocatore NIF normale oro, oppure un altro IF del Team of the Week o in generale. Mi raccomando, commentate perché ci servono le vostre opinioni. Niente ragazzi, ripeto, la review finisce qui, spero vi sia piaciuta, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!